Ok, oggi abbiamo una bella missione da fare. Il volume dovrebbe essere ok, non dovrebbe essere troppo alto il gioco, speriamo. Oggi andiamo a trovare la scienziata. Abbiamo fatto l'altra volta la missione dei coloni su Ferro, se era, non mi ricordo molto bene effettivamente dov'era. Però prima parliamo un po' con il nostro equipaggio, vediamo un po' cosa riusciamo a scoprire. Abbiamo visto che Joker ha una malattia alle ossa. Questa è una cosa molto importante, deve Ehi, essere qualcosa di nuovo da comandante, dire. la prossima volta che atterriamo, cerchiamo di non parcheggiare la nave in una colonia di zombie mutanti, ok? Ora Ok. devo andare. Ci vediamo. No, non ti ho chiesto niente, Danny. Ok. Presley, cosa vuoi dirmi? Niente. Sì, comandante. Torna al lavoro, Esatto. Presley. Signor sì. Ok, ora dobbiamo parlare con Garrus, che abbiamo preso più, abbiamo Garrus, Tali, l'abbiamo recuperato pure. Non mi ricordo già niente. Ah, Kaidan pure. Buonasera. Comandante, hai un minuto? Ho Assolutamente. sempre tempo per i miei Il prossimo ufficiali. ti dice "Uè, Detto comandante". tra noi, credo che ci sia qualcosa che non va. Saren sta sacrificando persone innocenti a degli alieni per ottenere una conoscenza perduta. Allora perché il Consiglio non si decide ad aiutarci? Perdona lo sfogo, comandante. Il pericolo è quanto mai evidente, ma c'è qualcuno che lo sta ignorando. Il Consiglio non vuole credere che qualcosa stia andando storto. Un comportamento tipico degli umani. Ma. Ecco Ho capito. Pare che in qualche modo dovremmo far cambiare idea al Consiglio. Divertente. Finalmente possiamo esplorare lo spazio, ma scopriamo che l'ultima frontiera è già colonizzata. E i residenti non apprezzano neanche il panorama, né sono impressionati dai nemici. Oh, a bordo abbiamo un romanticone. Volevi forse inseguire un sogno, Alenco? Garantire il futuro dell'uomo nello spazio? Non mi Da aspettavo questa piccolo ho letto un risposta. sacco di quei libri. Quelli dove l'eroe si avventura nello spazio per dimostrare il proprio coraggio alla sua amata. O in difesa della giustizia. Forse all'inizio ero un romantico, ma il lavaggio del cervello mi ha fatto cambiare idea. Ecco qua. Ah, scusa, scusa, volevo dire il mio addestramento biotico. Io non sto inseguendo un sogno. Voglio solo fare qualcosa di utile, vedere cosa c'è qui fuori. Scusa se sono stato troppo informale. Il protocollo non era un problema a Jump Zero. Ok, è giunto addestramento lui. Raccontami tutto. Noi non usavamo mai il termine addestramento biotico. Per noi allievi era semplicemente il lavaggio del cervello. Anzi, non eravamo allievi, ma soggetti incoraggiati a partecipare a un progetto di ricerca volto a studiare più a fondo le abilità biotiche. L'esposizione accidentale all'elemento zero in età prenatale può avere effetti ben peggiori. Al confronto, i tumori al cervello che sviluppavano certi bambini non sono niente. Sembra che tu sia un'eccezione. In quanti non ce l'hanno fatta? Su 100? Forse una sessantina non danno risultati. Un 30% subisce effetti dannosi. Sciocchezze come tumori al cervello. Il Minchia. restante 10% dimostra un'abilità biotica che può essere aumentata con degli impianti. Non in modo permanente, però. Non come i tumori. Da un momento all'altro ti ritrovi a Jump Zero. Come pensi che dovrebbe reagire un bambino in una stazione al confine dello spazio umano? Jump Zero è la stazione Gagarin, vero? Com'è? Sì, quello è il nome ufficiale. Per decenni è stata la struttura più grande e lontana che abbiamo avuto, proprio al limite del sistema solare.
È lì che sono stati condotti i primi esperimenti sul viaggio a velocità iperluce, prima che imparassimo a usare i campi di forza. Quando ero lì, era una semplice piattaforma di ricerca. Jump Zero è molto lontana dalla Terra. Com'era in quel periodo? Diciamo che il grande cancello dell'umanità non è come negli holofilm. Comunque, la nostra doveva essere una riunione informale, non un'occasione per rivangare il passato. In battaglia dipendiamo sempre l'uno dall'altro. Devo sapere che genere di persona mi guarda alle spalle. Capisco, signore. Non ti deluderò. Di solito cerchi di entrare in confidenza con tutto l'equipaggio. Certo, ma alcuni membri mi interessano più di altri. Ne riparleremo comunque. Io dovrò rifletterci meglio, comandante. Comunque, sì, mi farebbe piacere. Abbiamo la, avendo lo Shepard femmina, abbiamo la possibilità di fare la romance con Alenco. Oh, non c'è una porta qua una volta. Invece con maschio abbiamo la possibilità di farlo con Ashley. Ma noi non la faremo con nessuno di due. Ashley, Garrus, Vrex, come hai fatto alle mie cacce di Vrex? E così abbiamo messo in fuga Saren. Alenco, è questo che tumore? No, non ha un tumore. È che gli umani che venivano sottoposti a questi esperimenti, alcuni subivano danni, tipo tumore al cervello. Lui è uno su... cioè, l'esperimento di lui ha funzionato, però comunque poi lo approfondiamo un po' di più il suo... Esatto, esattamente. Però comunque anche lui ha dei danni collaterali, ovviamente. Presto lo prenderemo. Saren è in gamba, ma io lo sono di più. In gamba? Ma è un pazzo furioso. L'ho capito pazzo subito non appena l'ho visto. Perché non me l'hai detto prima? L'avrei fatto se non avessi fare pensato che era importante. Sarò io a decidere se è importante. Adesso dimmi come fai a conoscere Saren. Ormai è passato parecchio tempo. C'erano dei mercenari che parlavano di un incarico vicino al confine dei sistemi Terminus. Dicevano che la paga era buona e che il capo non era mai lì a dare ordini. E pareva che cercassero altri soldati. Così sono andato a dare un'occhiata. Forse su PC si può fare, Danny. Comunque calcola che la Legendary Edition uscita nel 2021, quindi non aspettare mod a livello di Skyrim. Non sapevo che Saren fosse arrivato ad assoldare dei mercenari. Non è stata una cosa ufficiale. E l'ho visto una volta soltanto. Abbiamo assaltato navi nel settore per mesi, fino a quando non abbiamo beccato un cargo enorme, il nostro bottino più grande. Io ero a bordo a perquisire i cadaveri in cerca di qualche credito extra. È stato allora che l'ho visto. Che cosa cercava Saren su quella nave? Non so cosa volesse, la stava semplicemente attraversando, osservando ogni cosa. Un paio di mercenari lo hanno chiamato per nome, ma lui non ha mai risposto. Non ha rivolto la parola a nessuno. Mi ha dato una pessima sensazione, così me ne sono andato subito, senza neppure aspettare di essere pagato. Questa è stata l'unica occasione in cui l'hai visto? Sì, non sapevo neppure chi era, e non lo saprei neppure ora se non mi fossi unito a te. Però il mio istinto aveva ragione. Tutti i mercenari impegnati in quella missione sono morti nel giro di una settimana. Tutti. Alla prossima, Vrex. Shepard. Ok. Voglio via con Garrus. Comandante, come stai? Perché avevi deciso di arruolarti nella SSC? Ottima domanda. Per diverse ragioni, suppongo. Per esempio? Come la maggior parte degli agenti, volevo combattere l'ingiustizia e aiutare il prossimo. Anche mio padre ha avuto una certa influenza. Era un agente SSC, uno dei migliori. Sono cresciuto ascoltando le sue imprese eroiche e vedendolo sugli olo-giornali dopo un grande arresto. Non ha preso bene le mie dimissioni. L'hai fatto per dare la caccia a Saren? Non è fiero di te? Mio padre è un agente SSC fino al midollo.
Il suo motto è «Fai le cose per bene o non farle affatto». Crede che sia stato troppo precipitoso, troppo impaziente. Teme che diventi proprio come Saren. Da ragazzo mi aveva sconsigliato più volte di diventare uno spettro, per le stesse ragioni. Eri stato selezionato per diventare uno spettro? Beh, ero stato individuato come possibile candidato insieme ad un altro migliaio di reclute Durian. Avrei potuto seguire un addestramento speciale, ma mio padre si oppose. Lui disprezza gli spettri. Odia l'idea di qualcuno che disponga di un potere senza limiti, senza il dovere di rendere conto. Ok. Tu non gli piaceresti, comandante. Senza offesa. Sai, non tutti gli spettri sono come Saren. Lo so. Ma Saren non giocherà secondo le nostre regole. Secondo le regole dell'SSC. Per incastrare Saren serve qualcuno che non sia vincolato alla politica e ai regolamenti. Impari in fretta, Garrus. Lo sconfiggeremo usando le sue stesse armi. È l'unico modo per fermare quelli come lui. Sarò sempre con te, comandante. Ok, parliamo con Ash. Comandante. Hai qualche minuto per parlare a quattro occhi? Speravo solo che potessi dedicarmi un minuto del tuo tempo, in via non ufficiale. La mia porta è sempre aperta. Se qualcosa ti preoccupa, non hai che da dirmelo. Molto bene. Ok. So che a bordo della Normandy le cose sono diverse, ma sono preoccupata per gli alieni, Vakarian e Vrex. Con il dovuto rispetto, comandante, è prudente dare loro accesso a tutti i settori della nave. Non ti fidi di loro perché non sono umani, vero? Questa è la nave più avanzata della Marina dell'Alleanza. Non credo che dovremmo consentire loro di accedere ai sistemi vitali. Motori, sensori, armi. Non ti fidi degli alleati dell'Alleanza? Non sono certa di voler chiamare alleati le specie del Consiglio. Noi, la specie umana, intendo, dobbiamo imparare a badare a noi stessi. Badare a noi stessi non significa fare tutto da soli. Non credo che dobbiamo rinunciare agli alleati. Solo non dovremmo pensare che lo resteranno per sempre. Per quanto nobili sembrino ora i membri del Consiglio, se si trovassero con le spalle al muro non esiterebbero ad abbandonarci. A me non sembra una cosa inevitabile. Ascolta, se stai lottando contro un orso e puoi salvarti solo aizzandogli contro il tuo cane, lo farai. Per quanto tu possa volergli bene, non è un umano. Non si tratta di razzismo, davvero. I membri delle altre specie saranno sempre più importanti per loro rispetto agli umani. Mi sembra di sentire un discorso dei nazionalisti terrestri, capo. I nazionalisti terrestri sono un gruppo di sciacalli. I fondatori avevano degli ideali. Al giorno d'oggi si basano solo su xenofobia e bigottismo. Spero che le mie motivazioni siano più razionali. Mio padre, mio nonno, la mia bisnonna, tutti hanno imbracciato il fucile e hanno prestato giuramento. Immagino che abbiamo finito per identificare gli interessi della Terra con i nostri. Sei stata fortunata. Io ho perso la mia famiglia su Mindoir. Sei parente di qualcuno che posso aver conosciuto? Non so, comandante. Ho letto di Mindoir. L'Alleanza ha combinato un casino. Degli umani. Doveva prevedere una guarnigione più nutrita. Per questo sei qui fuori? Per combattere contro i pirati? Ho visto morire molte persone. Non posso far finta che non sia accaduto. Amen. Va bene. Ora comprendo il motivo delle tue preoccupazioni. Ma questa è una missione di gruppo, Williams. Dovrai cooperare con gli alieni, che ti piaccia o no. Non sarà un problema, comandante. Se mi dici salta, io rispondo quanto in alto. Se mi dici di baciare un Turian, io ti chiedo su quale guancia. Sono felice di sapere che non ci saranno problemi. Hai bisogno di altro, comandante? Puoi andare, capo. Hai trovato la mod, Danny? Che qui abbiamo Ashley che è un po' razzista, non è cazzata quella del... quello che dite razzista e basta. Tali! Oh, ciao. Niente. Stai bene? Non lo so. La tua nave è straordinaria e il tuo equipaggio è molto amichevole nei miei confronti. In particolare l'ingegnere capo. Però mi sento fuori posto. La Normandy funziona così bene che sembra che non si muova neppure. E i motori sono così silenziosi. Come dormi la notte? Ti ci abituerai.
non si tratta solo del silenzio. Questa nave sembra così vuota. È come se mancasse metà dell'equipaggio. A casa mia non vedevo l'ora di partire per il pellegrinaggio. Volevo allontanarmi da quella folla. Adesso che sono qui fuori, quasi mi manca. A volte non apprezziamo ciò che abbiamo finché non lo perdiamo. Hai ragione. Sto iniziando a chiedermi qual è il vero motivo del pellegrinaggio. Mi ha dato una prospettiva completamente nuova sulla mia gente e la mia cultura. Sai, ci sono sempre alcuni individui che partono per il pellegrinaggio e non fanno più ritorno. Ho sempre immaginato che fosse successo loro qualcosa di brutto, ma forse hanno semplicemente scelto una vita diversa. Tu hai intenzione di tornare alla flotta migrante, vero? Non potrei mai abbandonare la mia gente, Shepard. Shepard. Tornerò un giorno. Prima però dobbiamo fermare Saren, altrimenti non avrò neppure una casa dove tornare. Ok. Ora devo andare. Ci vediamo più tardi. Ok, abbiamo parlato con tutti. Garrus, Ashley. Sì, mi sembra che non mi sono indicato nessuno. Che ogni tanto c'è, gioco in live all'1 e offline al 2. Quindi mi imbroglio su qualsiasi cosa, su quante persone ci sono nell'equipaggio, sui tasti, su tutto. Non ci capisco più un cazzo, non ci sto capendo più niente. Qui non c'è nessuno, ok. Qui c'è la dottoressa. Sì. Qui non c'è nessuno, perfetto. Sì, comandante? Ti serve qualcosa? Perché presti servizio su una nave dell'Alleanza? Mi sono arruolata appena finiti gli studi. La Terra non mi ha mai stimolata, troppo sicura, troppo noiosa. Credevo che le colonie avessero uno stile di vita più avventuroso. Volevo esplorare nuovi sistemi, curare le ferite di giovani soldati dallo sguardo affascinante e l'animo gentile. Purtroppo, la Marina non si è rivelata romantica come speravo. Bobby, buonasera. L'umanità ha bisogno dell'Alleanza se vogliamo espanderci nella fascia. E l'Alleanza ha sempre bisogno di buoni medici. Quindi sono rimasta in servizio per dare il mio contributo. Hai mai pensato di aver fatto la scelta sbagliata? A volte vorrei aprire un ambulatorio privato sulla Terra. Oppure farmi assumere in uno di quei nuovi centri medici nelle colonie. Ma lavorare nella Marina è qualcosa di speciale. Se mi congedassi, mi sembrerebbe di aver tradito l'Alleanza. Devo andare. Arrivederci, comandante. Bobby, qualche novità per dopo, fra poco, anzi. O sei ancora per mare e monti? Sembra quello di GD Survival. Non è vero. Non è vero, siamo un clone. Ok, guardate, ci abbiamo parlato. Qui chi c'è? Che cos'è quello? Okay. Niente, possiamo fare la prima missione. Cioè, la nostra missione di oggi. Bravo Bobby. Creati il personaggio su un server veterano, cioè farlo a difficoltà veterana, se no possiamo giocare insieme se abbiamo difficoltà diverse. È uscita pure questa cosa adesso. In campagna per mare e monte si dice per Omaro e Vesuvio. 5 euro fregati. Michi, ma tu sempre soldi chiedi? Sempre soldi chiedi tu? Qualsiasi cosa è. Mi aspetto di essere pagato. 5 euro. Allora che cosa vuoi? Condividili con noi? No? Oh no, Danny, dimmi se mi sbaglio, condividili con noi. Fai 25 a me, 25 a Danny, 25 al prossimo che entra in chat e gli altri 25 a Will e tu ti tieni lo scontrino. Puoi darti del money grab. Ok, abbiamo fatto la terza missione su Feros. Adesso andiamo su Noveria. Dovrebbe essere questa la nostra destinazione di oggi. Vuoi spostare un altro sistema? Assolutamente.
Aspetta. Ok. Pensavo che era stato il bot, cioè la difesa quella automatica. Che è stato a livello non sono riuscito in arrivo. Lo sto trasmettendo. Comandante Shepard, sono Nassana Danthus. Ho un lavoro per te. Non posso dirti altro in una comunicazione non protetta. Se la mia offerta ti interessa, possiamo incontrarci sulla cittadella. Sì, più che sulla cittadella, puoi starci buono. Metterò nel salotto dei diplomatici, al presidio. Se tu mi grabbi per eccellenza, che mi scambi anche il rinnovo del sub perché era in automatica. Scusa, ecco qui il tuo chat. E niente, se ti va, ok. Come ti permetti. Ok, non vedi un piccolo pianeta d'acceso incredibilmente super sviluppato, cose incredibili, hanno funzione proprio incredibile. Aspetta, però voglio vedere se è effettivamente qua che dobbiamo andare. Allora, Bobby, grazie mille. Ma dove è finito? Ma perché Steve Elements si muove ogni volta? €100 fa con il Prime? Danny, ma che cosa ti sei bevuto stasera? Ma perché è finito la sopra adesso Steve Elements? Ma io non lo so. Il mio sub è solo per persone serie. Grande Bobby. Ma tu ti sei spiegato già tutto quando lo Diablo? Cioè tu hai giocato la beta, la prima beta, da quello che ho capito, che avevi scaricato il gioco. A che livello eri arrivato? Godo, infatti godo che non lo DM. Allora, Feros l'abbiamo fatta, una veria. No, non dobbiamo andare su una veria, meno male che ho controllato. Dobbiamo andare nell'ammasso Artemis Tau. Cerco subito di andare nella cosa galattica, se no mi scordo il nome. Ammasso Armetis Tau. E dove cazzo? Ah, ok. C'è scritto Sparta? E che cazzo ne so dov'è, scusa? Ma io cosa ne so? Ma porca miseria. Ah, devo illustrare i mondi, minchia, sembra incurato. No. Che ci faccio di nuovo qua? Andiamo su Sparta, vediamo che cosa si dice. Io vorrei aprire l'acqua e vorrei tenerla aperta. So che oggi mi cadrà tutto. È molto lontana. Ma io come la trovo? Ma qua non si può atterrare. Comandante, sto ricevendo un segnale dalla superficie del pianeta. Messaggio di soccorso automatico. Mi dispiace, Danny. La fai proprio nel momento in cui io mi giro. Ed è un segnale acceso con un'atmosfera composta da anidride carbonica e azoto. Ok, io ne provo a tirare qua. Non può essere. Spar nello spar. Io non ho proprio idea di dove si trova. Non mi ricordo. Andiamo su Knossos, proviamo. Su Knossos. Paistos. No? Qui non si può atterrare. Qui non si può fare niente. Terum. Ok, è qua. L'abbiamo trovata. Pum 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 pum. Allora, noi ci portiamo per questa missione
Tali e Ashley. Terucosa, si chiama il, così il pianeta, non mi ricordo, mi sono già dimenticato. Eccoci qua, la nostra imbarcazione di muoverci sul terreno. Comandante, sto ricevendo delle strane letture, molto strane, anzi, quasi assurde. Pare che provengano da una struttura sotterranea a qualche chilometro di distanza dalla zona d'atterraggio. Ci andiamo subito. Pam 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 pam. Quindi qua è chiuso. Frena! Sai che succede se vado nella lava? Non voglio scoprirlo. Allora, così si spara. Sopraelevata e hanno una buona copertura. Ma no, che culo. Vuoi andare dritto? Grazie. Minchia, in faccia proprio. Salve. Come che ci incastriamo oggi? Ok. Perimetro sicuro. Dici? Che vita abbiamo? Sollevamento, stasi, barriera. Non abbiamo il lancio? Sì. Si sono placati. Forse ho sbagliato porta. Comunque il mio Shepard sembra regina di Dino Crisis. Là dietro. Via. Bella sto... questa casetta. Proprio bella, piena di cose. Ah, mi devi sparare, non è inutile. Stupido, come ti permetti? Poi vediamo dopo missioni. Via libera.
Ok. Non mi ha colpito, però. Qua abbiamo un mirino. Questo è gigante. Bezz. Perfetto. Così dovrebbe bastare. Oh, mi lasci passare. Ok, noi dobbiamo andare qua. Disintegrati. Pensavi non si può passare di qua. Ok. Che cosa fai? Dove vai? Presidio la zona. Via libera. Al riparo. Allora. Puoi mirare quell'altro? No, va bene. Allora, lei, perché lei non c'è niente? Zvira. Mi hai visto? Picchia. Ecco qua. Contatti negativi, comandante. Guai in vista. Che cecchini bastardi. Dove cercare di avvicinarmi? Mazzo. Scusi, però sono occupata. Allora, mi sa che c'è il fuoco. Il lei distrutto effettivamente. Che rossa la. Bene. Ok. Scusate, la deformazione cosa fa? Danneggia tutti i nemici e gli oggetti circostanti.
rendere più vulnerabili a ulteriori danni. Non mi sembra che gli abbia fatto qualcosa. Quella stasi la mette assolutamente. Oh, belli i poteri. Bello l'adepto. Buonasera. Posso andare? Non posso salvare? No, ok. Cioè, mi sembra un po' inutile sparare al muro, però... Perimetro sicuro! Ma quando leggo voi sembra... leggere arabo. Oh no, che palle sta parte. E tra l'altro non abbiamo coesione, non abbiamo... Ashe è completamente inutile in questo momento. Anche poi perché? Perché? Sono... alla missione... sto... prendo gli ARA e poi cambiamo gioco. Allora, Ashe, perché? Ma minchia, ma i punti? Allora, il lancio, sollevamento. Perché non abbiamo... con l'adepto non hai coesione, mi sembra strano. Informazione facciamo salire da quell'altra, poi stasi facciamo salire da quell'altra. Ecco perché. Ho dimenticato altre volte di usare i punti, non so perché. Va bene così, smazzamento già ce l'ho, quell'altra violazione. Ok, ti prego, spostati da lì. È proprio quello che intendevo. Ci prende e ci distrugge. Se quel corpo, se quello là ci prende, secondo me con l'adepto ci distrugge. Ci shot, secondo me. Informazione, abbiamo anche solo. Non si vede se li, quando non li fai, non si vede. Perfetto. Va bene, Tali. E si deve avvicinare. Però questo qua mi shotta se mi prende con qualcosa blu. Abbassati.
spiega ancora. È morto? Ok. L'ho preso effettivamente da quello? Non lo so. Salve. Mi fanno dei rumori stranissimi. Ah, buonasera, ben ritrovato. Mi fanno dei rumori stranissimi, ma no, ma mai come nel 2. Che tra l'altro quelli dei 2 sono palesemente quelli di Star Wars. Tutto bene, eh? Distruggiamo quei nemici! Ok, andiamo con la barriera. Fuggi, fuggi. Salve. C'è la barriera, cosa vuoi attaccare? Non credo. No, non devo caricare, mi sono dimenticato. Spiego le bombe così. Come l'acqua in sto gioco. Quanto è medico, eh? Che tra l'altro devo togliere la modifica che avevo messo. Questa qua io la voglio togliere, ok. Niente da commentare? Ora dobbiamo fare il giro. Abbiamo quasi finito la missione. C'è anche Bobby. Siamo in 3, quindi. Anche il quarto, peccato. Ma ci faremo andare bene in 3, dai. Sì, poi mi creo il personaggio. Ci metterò così come. Funziona su di voi? Mi sa di no. Buona quanto danno. Allora. Le strutture Protean erano molto resistenti. Sembra che fiume di là. Avevo detto che su Mass Effect 2 avremmo usato lo stesso personaggio con gli stessi poteri. No. Non faremo adepto. Fa schifo. Non mi piace. Cambieremo la classe poi. Oddio, sto per morire. Ehi! C'è qualcuno in grado di... buonasera. Ehi! C'è qualcuno fuori! Sono in Dracula! Mi serve aiuto! Gli Arazzoni, presumo. Sia ringraziata la dea! Non credevo che qualcuno sarebbe venuto a cercarmi. Ascolta. Questa cosa dove mi trovo è un dispositivo di sicurezza proprio. Non posso muovermi, per cui dovrai tirarmi fuori tu, chiaro? Tua madre lavora con Saren. Tu da che parte stai? Cosa? Io non sto con nessuno. Anche se sono la figlia di Venezia, io non sono. Non ne parlo da anni, ti prego, tirami solo fuori di qui. Dobbiamo solo capire come superare questo campo di energia. Si tratta di una barriera protea. Sapevo che mi avrebbe salvato dai Geth. Quando l'ho attivata, devo aver toccato qualcosa per sbaglio. E così mi sono ritrovata bloccata qui. Deve tirarmi fuori, ti prego. Qualche suggerimento su come possiamo aiutarti? Qui dentro c'è un pannello di controllo che dovrebbe disattivare questo affare. Ma prima dovrai superare la barriera. Questa è la parte difficile. Le difese non possono essere disattivate dall'esterno. Io non so come potrai riuscire a passare. Fai attenzione. C'è un Krogan nei gate. Hanno provato a superare la barriera in diversi modi. Ok.
Prendi ste armi in mano, fu. Niente. No. Comunque nell'uno mettono molti, ma moltissimi scudi in più rispetto al due. Oddio, che cos'è sto coso? Sì, questo è ancora l'uno. E la musica l'ho abbassata. Sì, sì, no, ma nell'uno sono... sono assurdi. Nel 2 sono fatti, sono più carini, però comunque sono troppi veramente nel 2. Almeno nell'1 ti uscivo ogni tanto. C'è quel mio gioco là, è la prima volta che... Cioè, solo qua mi sa che c'è quel mio gioco. Non ce ne sono proprio, minchia, proprio... Come? Hai fatto ad arrivare? Non credevo ci fosse un modo per superare la barriera. Ci siamo aperti la strada con il laser minerario. Ma certo, sì, è una cosa logica. Ti prego. Portami via da qui prima che arrivino i Geth. Quel pulsante dovrebbe disattivare il campo di contenimento. Ma sei una biotica? Non potevi... Fum... Non potevi usare la forza? Uff, ha detto quando è atterrata. Hai qualche idea su come uscire da questo posto? C'è un ascensore al centro della torre. O almeno credo che sia un ascensore. Dovrebbe portarci fuori di qui. Andiamo. Non riesco ancora a crederci. Voglio dire, per quale motivo i Geth ce l'hanno con me? Pensi che Venezia sia coinvolta? Saren sta cercando il condotto. Pensaci bene, signorina esperta di Protean. Il condotto? Ma io non... Dunque, Ashley... Che cosa diavolo è stato? Queste rovine sono instabili. Il laser minerario deve aver innescato un fenomeno sismico. Dobbiamo sbrigarci. Questo posto sta crollando. Joker, fai decollare la Normandy e aggancia il mio segnale. E alla svelta! Agli ordini, comandante. Leviamo l'ancora. Sarò lì tra 8 minuti. Deve fare più in fretta. 8 minuti? Vuol dire... Cioè, era qua, era 8 minuti, ci mettiamo da una cassa all'altra. Oh, che palle. Arrenditi, oppure no, sarebbe persino più divertente. Non abbiamo tempo da perdere con questo idiota! All'attacco! Mi piace questo atteggiamento. Allora, tu stai un attimo fermo, per favore. Fammi... Non ci vuoi diventare. No, chi è che l'ha sparato? Ha tolto le sentine motorie, eh? Quindi... Uzz, uzz. Ha un fucile a pompa, tali. Io non so quando devo stipere. Quando ti conviene un arlincino. Spingetelo, fatelo. Attaccatelo.
rapidi quel masso. Fuori! Tutti fuori! Stava cadendo la sua. Non è successo niente, non è crollato, è tutto intatto ancora. Ci è mancato un pelo, comandante. Ancora 10 secondi e saremmo finiti in un mare di zolfo incandescente. La Normandy non è equipaggiata per atterrare in un vulcano in eruzione. La cosa tende a danneggiare i sensori e a fondere lo scafo. Magari ricordatene in futuro. Siamo quasi morti là fuori e tu pensi solo a scherzare. È sempre così. Ci si fa presto l'abitudine. Capisco. Deve essere un comportamento tipico degli umani. Mi spiace, non ho molta esperienza con la tua specie, comandante. Però ti sono grata. Mi hai salvato la vita là fuori. E non soltanto dal vulcano. Quei Geth mi avrebbero uccisa. O ancora peggio, mi avrebbero portata da Saren. Che cosa voleva Saren da te? Sai qualcosa sul condotto? Soltanto che è in qualche modo collegato all'estinzione dei Protean. Io sono esperta in questo campo. Ho passato gli ultimi 50 anni cercando di scoprire che cosa gli è successo. Ma quanti anni hai esattamente? Non mi piace ammetterlo, ma ho soltanto 106 anni. Dannazione. Spero di essere ancora in forma come te quando avrò la tua età. Un secolo può sembrare un periodo molto lungo per una specie dal ciclo vitale breve come la vostra. Ma fra le Asari sono considerata poco più che una ragazzina. Per questo le mie ricerche non hanno goduto delle attenzioni che avrebbero meritato. A causa della mia giovane età, le altre studiose Asari tendono a trascurare le mie teorie sul destino dei Protean. È saltato fuori qualcosa di interessante dalle tue ricerche? Farei prima dire che cosa non è saltato fuori. Ci sono pochissime tracce archeologiche della civiltà Protean, e ancora meno che spieghino per quale motivo sono scomparsi. Sembra quasi che qualcuno abbia voluto rendere irrisolvibile questo mistero. Sembra che qualcuno abbia distrutto tutte le tracce lasciate dai Protean nella galassia. Ma ecco la parte più incredibile. Secondo i miei ritrovamenti, quella dei Protean non è stata la prima civiltà galattica a svanire misteriosamente. Il ciclo è iniziato molto prima di loro. Da dove arriva questa teoria? Pensavo che non esistessero prove. Sono 50 anni che ci lavoro. Ho raccolto ogni frammento, ogni minuscola traccia. Alla fine sono emersi degli schemi comuni, schemi che fanno intuire la verità. Non è facile spiegarlo a un'altra persona. Non ho niente di veramente concreto a sostegno della mia teoria. È più una sensazione derivante da 50 anni di ricerche. Però so di avere ragione, e un giorno riuscirò a dimostrarlo. Ci sono state altre civiltà prima dei Protean. Il ciclo si è ripetuto più volte. Se i Protean non sono stati i primi, chi c'è stato prima di loro? Non lo so. Già ci sono pochissimi reperti relativi ai Protean. Sui loro predecessori c'è ancora meno. Non posso dimostrare la mia teoria, ma so di avere ragione. La galassia si regge su un ciclo di estinzioni. Ogni volta che una grande civiltà si sviluppa, finisce in modo improvviso e violento, lasciando solo rovine. I Protean sono partiti da un solo pianeta e hanno creato un impero grande quanto la galassia. E lo hanno fatto costruendo sulle rovine dei loro predecessori. Le loro più grandi conquiste, i portali galattici e la cittadella, si basano sulla tecnologia di coloro che sono venuti prima di loro. E poi, come tutte le altre civilizzazioni dimenticate della storia galattica, i Protean sono scomparsi. Lo scopo della mia vita è capire perché. Sono stati annientati da una specie di macchine senzienti, i razziatori. I razziatori? Ma non ho mai saputo che... Come puoi saperlo? Che prove hai per confermare ciò che dici? Su Eden Prime c'era una sonda Protean danneggiata. Ha trasmesso nel mio cervello una visione. Sto ancora cercando di comprenderne appieno il significato. Una sonda? Sì, ha senso. Ma le sonde non sono state programmate per interagire con la mente umana. Sono stupita che tu abbia compreso anche solo una parte del messaggio. Si tratta solo di una serie di immagini casuali. Anche con il cifratore non capisco molto. Il cifratore. Roba da Asari. Avrebbe dovuto aiutare il comandante a pensare come un Protean, ma non so se abbia funzionato. Il cifratore ha alterato la mia percezione delle visioni, ma non è molto chiaro. Ancora non riesco a comprendere tutto ciò che vedo.
Ed è stata un'altra Asari a farti questo. Comandante, con il tuo permesso vorrei fare un tentativo. Hai avuto un contatto con la sonda? Le visioni sono rinchiuse in profondità nella tua mente. Un membro della mia specie ti ha consentito di comprendere meglio le visioni, ma ancora non riesci a vedere il quadro nel suo insieme. Forse io potrei aiutarti. Allora, io ho giocato il gioco già 4 volte e non ho mai visto questa scena, perché di solito prendevo prima lei e poi andavo a fare le altre missioni. Invece qua si è invertita la cosa, incredibile. Farò qualsiasi cosa purché serva a fermare Saren. Come l'Asari che ti ha dato il cifratore, io posso unire la mia coscienza alla tua. Forse le mie conoscenze sui Protean aiuteranno a chiarire la tua visione. Vale la pena di provare. Rilassati, comandante. Abbraccia l'eternità. Incredibile! Tutto questo tempo, tutte le mie ricerche, eppure non avrei mai pensato... Scusami, è solo che non credevo che le immagini sarebbero state così vivide, così intense. La tua volontà è davvero molto forte, comandante. Quello che hai visto, quello che hai affrontato, avrebbe distrutto una mente più debole. Forza, vieni al dunque. Che cosa hai visto? La sonda su Eden Prime doveva essere gravemente danneggiata. Buona parte della visione è mancante. I dati trasferiti nella mente del comandante sono incompleti. Quale sarà la nostra prossima mossa? Saren sapeva che su Eden Prime hai avuto un contatto con la sonda. Probabilmente ha cercato di trovarmi perché temeva che ti potessi aiutare. Io sono riuscita a interpretare i dati della tua visione. Se recupererai la parte mancante, sono certa che potremo avere un quadro chiaro della situazione. Siamo felici di averti nella squadra, Liara. Grazie, comandante. Ti sono molto... Ehi, temo di non sentirmi molto bene. Quando hai mangiato l'ultima volta? Ho dormito. Dovresti farti dare un'occhiata dalla dottoressa Chakwos. Probabilmente è semplice stanchezza mentale, unita allo shock di aver scoperto che cosa è realmente accaduto ai Protean. Comunque, un esame medico di sicuro non mi farà male. Anzi, mi darà il tempo necessario per riflettere. C'è altro, comandante? Possiamo parlare dopo che avrai visto la dottoressa. Potete andare. Tutti quanti. Ho inviato i rapporti sulla missione, comandante. Vuoi che apra un canale di comunicazione con il consiglio? Fallo subito, Joker. Sto aprendo il canale, comandante. Comandante, spero che questa volta si comporterà in modo civile. Non mi piace essere interrotta durante una conversazione. Scusami, mi avete preso per il culo. Difficoltà veterano, sì, Bobby. Hai avuto modo di guardare i file? Lo abbiamo fatto. La dottoressa Zoni a bordo della Normandy, immagino. Ha preso le necessarie misure di sicurezza? Liara è dalla nostra parte. I Get stavano cercando di ucciderla. Venezia non permetterebbe mai a Saren di uccidere sua figlia. Forse non lo sa. O forse non la conosciamo bene. Non mi aspettavo certo che diventasse una traditrice. Almeno la missione è riuscita. A parte per la distruzione di un'importante rovina Protean. Era davvero necessario, Shepard? I Get erano ovunque in quelle rovine. Siamo fortunati ad esserne usciti vivi. Certo, comandante. La missione ha sempre priorità su tutto. Buona fortuna, comandante. Si ricordi, contiamo su di lei.